Salve amici, bentornati. Oggi andiamo a marinare le patate prima di cucinare al forno con carne o d'altro. Dopo la cottura, il sapore e il gusto di questa marinatura vi sorprenderà. Le patate saranno davvero squisite. Ho tolto dalle patate i germogli che andrò a seminare in vaso o giardino. Sbuccio 500 g di patate. Lavo, risciacquo e scolo. Divido in due la patata tagliando dall'alto in basso, non a metà. Ed inizio ad affettare. 1 cm di larghezza per 0,5 cm di spessore circa. Se capitano fettine più larghe, le vado direttamente a sminuzzare, sempre tagliando dall'alto in basso. Se mi capita una patata molto larga, la vado a dividere in 3 o 4 parti. E continuo a tagliare fino a finitura. Adesso passiamo alla marinatura, con soli ingredienti naturali. Sbuccio uno spicchio di aglio e lo spezzetto direttamente sulle patate. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, amici, attivare la campanellina a tutte le notifiche, condividere il video tra amici e parenti. Aggiungo un cucchiaio di formaggio grattugiato, possibilmente pecorino nostrano, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, un cucchiaino di sale, 0,5 cucchiaio di origano. Mescolo ingrediente ed aromi. Alla fine aggiungo 50 ml di vino bianco e 50 ml di acqua. Mescolo accuratamente e lascio riposare in un luogo fresco e buio per circa 30 minuti. Dopo il riposo possiamo tranquillamente mettere le nostre patate alla carne o altro desiderato. Fino alla fine, anche il succo. In questo modo avremo patate belle morbide una volta cotte al forno e saranno deliziose con il loro sughetto stesso. Credetemi, veramente gustosissime. La mia famiglia le gradisce tantissimo ed io li accontento. Tanto con 10 minuti del mio tempo ho preparato veramente un contorno gustosissimo, saporitissimo. Grazie amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!